42 Nerdplay picchiaduro intro. Ciao a tutti, questa sera a Nerd Night tratteremo un genere particolare dei videogiochi, i picchiaduro. Nello speciale che state per guardare insieme a noi parleremo di tutti i picchiaduro più famosi da metà anni 80 fino ai giorni nostri. Welcome to the new episode of Fun with Flex. Cominciamo con il primissimo picchiaduro della storia dei videogiochi, perlomeno quello che è considerato tale, il famosissimo International Karate. Programmato e pubblicato dagli inglesi di System 3, come si faceva una volta. Negli anni 80 chiaramente gli studi erano molto piccoli e facevano sia la programmazione che la pubblicazione. Poi questi diritti venivano acquistati da publisher magari americani, come è successo proprio in questo caso. L'edizione più famosa e più giocata negli Stati Uniti era importata e distribuita da Epix e fu conosciuta con il nome World Karate Championship, al contrario invece dell'International Karate che conosciamo noi in Europa per Commodore 64. Il gameplay riprendeva il classicissimo torneo kumite di karate. Il punto viene assegnato al primo che riesce a toccare con un colpo lecito l'avversario. Le partite erano veramente molto veloci perché bastava colpire l'avversario due volte per vincere l'incontro. Altra caratteristica molto particolare e che poi è stata riproposta in tantissimi altri picchiaduro era quella di avere come sfondo mondiali ripresi un po' da tutto il mondo. Questa caratteristica, come vedremo, verrà poi riproposta in tantissimi altri picchiaduro che appunto ti facevano viaggiare un po' mentre giocavi. Dopo International Karate non potevamo che parlare di un altro super classico di chi ha giocato i videogiochi davvero durante gli anni 80, almeno per me. Per me International Karate, devo dire, era un po' un gioco... I veri uomini giocavano a Barbarian The Ultimate Warrior. Un grandissimo gioco, personalmente, devo dire, l'ho giocato sulla classica cassettina comprata in edicola, non si chiamava neanche Barbarian, però il gioco era quello, in cui appunto due barbari si dovevano affrontare a colpi di spada. Sviluppato nel 1987, ancora da una software house inglese, Palace Software, licenziato anche questo da Epix e poi per gli Stati Uniti, ha una storia particolare dietro. Fondamentalmente i ragazzi della Palace decisero di mettere sulla copertina della scatola, invece della solita illustrazione, la foto di una, sia di un barbaro chiaramente, ma anche di una slave, donna in bikini, assolutamente mezza svestita. Era Maria Whittaker, che era famosa sulla mitica Page Street del Sun, dove un po' tutte le tettone dell'epoca facevano mostra di sé. La cosa suscitò una polemica sulla stampa, che invece che considerare la mega violenza che era dentro il videogioco, si soffermarono unicamente sulle tette di Maria. Per esempio. In questo gioco ogni barbaro ha 12 punti vita rappresentati da 6 cerchi simili a quelli di International Karate. Chiaramente qui la partita dura di più, ogni colpo a segno toglie mezzo cerchio. C'è però una mossa molto particolare che è rimasta nella storia di questo gioco, ma in generale dei videogame, che è il mitico taglio della testa. Praticamente c'era una mossa che ti consentiva di tentare di tagliare la testa all'avversario. In caso di riuscita, chiaramente si vinceva con il classico colpo solo. Mi ricordo io il primo round in classico era tentare subito il colpo della testa e passare direttamente al secondo barbaro. Dico secondo barbaro perché c'era una modalità campagna dove si erano inventati una storia al volo, il cattivo mago aveva rapito la principessa e tu dovevi affrontare tutti i barbari che erano sempre lo stesso modello con semplicemente il costume di colore sempre diverso. Fino in fondo puoi affrontare il mago per liberare la principessa. Mariana si chiamava la principessa. Il terzo gioco di cui parliamo stasera è uno dei grandissimi classici conosciuti moltissimo anche oggi. Se gli altri sono giochi degli anni 80 e che quindi magari molti di voi
hanno solamente visto nei vari speciali di retro gaming, ma non hanno mai giocato, sicuramente la maggior parte di voi avrà giocato almeno una volta a una delle versioni di Mortal Kombat, il gioco di cui sto per parlare. Sviluppato nel 1992 da Midway per la versione da sala giochi, le prime tre versioni furono molto simili ed erano realizzate in 2D e comandate da joystick e 5 tasti diversi, quindi avevamo pugno alto, pugno basso, calcio alto, calcio basso e parata. Mortal Kombat 3 introdusse come variante un sesto tasto che era il tasto per correre. Tutti i personaggi avevano le stesse mosse base, con in aggiunta mosse speciali, come un po' poi in tutti i picchiaduro moderni, chiamiamoli così, che erano dedicate sul singolo personaggio. La caratteristica comunque più famosa in assoluto di Mortal Kombat sono chiaramente le fatality, un'invenzione particolare di questo gioco che era in pratica una finishing move, cioè fondamentalmente dopo che è riuscito ad abbattere l'avversario, invece che finire immediatamente il turno, l'avversario ciondolava in difesa e tu potevi riempirlo di botte. Inizialmente era stato pensato semplicemente per dare un colpo gratuito e poi si pensò invece di introdurre, un po' come easter egg che però vennero scoperti subito, delle mosse speciali specifiche per le fatality. Nel corso poi delle varie versioni di Mortal Kombat furono introdotte addirittura fatality diverse speciali. Ricordo al volo per esempio le babality, oppure le animality o le brutality. La serie chiaramente è zeppa di personaggi segreti, di giochi segreti e di easter egg di vario tipo. Mortal Kombat 2 per esempio aveva una versione di Pong al suo interno e Mortal Kombat 3 addirittura Galaga. Il tutto variava da piattaforma a piattaforma e da versione a versione, quindi una easter egg classico del gioco molto famoso è il Tosti, dove fondamentalmente in basso a destra compariva il faccione di Dan Forden, che era poi il sound designer del gioco. Questo era una delle parti che permetteva poi di sbloccare uno dei personaggi segreti, Smoke. Gna. Allora, chi negli anni 90 ha giocato il picchiaduro non può sicuramente non ricordare King of Fighter. L'hai fatto bene. Non mi sono perso niente. Va bene, allora possiamo andare avanti. E questo è King of Fighter. Era il 94, e il 94 ci ha lasciato un mucchio di chicche nel gioco del picchiaduro. Dal King of Fighter di cui parlavamo prima, fino a dei bellissimi giochi che ricorderemo tutti, come Killer Instinct, come Primal Rage. Bello bello il Killer Instinct. Anche quello bellissimo. Fortunatamente nella mucchia del 94 arriva la Capcom a metterci una pezza e con una grafica molto più fumettosa, con una qualità di movimento e una giocabilità tipica loro, ci mettono Darkstalker. Arrivano i mostri, arrivano gli Stalker oscuri e abbiamo una grafica che permette semplicemente non di muovere i personaggi come è stato fino a quel momento, ma di creare cose diverse. Avendo dei mostri, avevi mosse speciali, avevi movimenti assurdi, avevi una comicità che gli altri non avevano, essendo più dettagliata anche per la qualità della pixel art. Avevi soprattutto una giocabilità che era nettamente superiore agli altri titoli, perché comunque era meno influente sulle combo, il giocatore ci metteva del suo, ci dava la possibilità a chi era un appassionato del genere di darci quello sbuzzo in più. La serie ha avuto un gran successo, ne hanno fatti una quintalata di titoli, a tutt'oggi ne escono ancora, in tutti i camei della Capcom, crossover e quant'altro gli cacciano dei personaggi e ci hanno fatto una serie TV spettacolo, consiglio a tutti, molto molto bella, bella anche la sigla di chiusura e decisamente la differenza Capcom lì si vedeva tutta. Sa. Chiaramente questa sera non parleremo solamente di beat'em up o picchiaduro in 2D, ma siamo arrivati finalmente a parlare di picchiaduro in 3D. Il 3D arriva nel mondo dei videogame a metà degli anni 90, in particolare nel mondo degli arcade, quindi dei,
dei videogiochi da sala giochi grazie alla mitica Model One. La Model One era questa board particolare sviluppata da Sega nel 1993 che permetteva di muovere poligoni 3D e venne sfruttata per sviluppare praticamente tutti i più famosi videogiochi 3D da sala giochi. Uno dei primi, famosissimo, chiaramente appartenente al genere dei picchiaduro, è il mitico Virtua Fighter. Come dicevo, 1993, il designer è un'altra persona che conosciamo bene se avete seguito le altre puntate di Nerdplay, il mitico Yu Suzuki. Per intenderci, Yu ha fatto robe tipo Afterburner, Outrun, Virtua Racing, ancora prima di Virtua Fighter, famosissimo, Shenmue per Dreamcast, altro gioco allucinante. Virtua Fighter, come dicevo, è il primo picchiaduro 3D della storia. I controlli erano molto semplici, con solamente tre tasti a disposizione, pugno, calcio e parata. Venivano combinati tra loro per realizzare una serie infinita di mosse speciali dedicate a ogni singolo personaggio e di strategie diverse. Virtua Fighter divenne veramente famoso per un suo altissimo numero di combo e di strategie, e soprattutto di come queste combo e strategie erano state ben bilanciate tra i diversi personaggi in gioco. Delle altre particolarità che Virtua Fighter introdusse era la possibilità, per esempio, di colpire l'avversario che era finito a terra, quindi un colpo speciale dedicato all'avversario a terra, oppure ancora di finire l'incontro semplicemente buttando l'avversario fuori dal ring. L'odiato a morte, il ring out. Beh, il ring out era un classico ed era una rottura di palle e basta. Però era molto figo, tu mettevi due gettoni per Virtua Fighter e ti cavi il ring out al primo turno. Ok, passata l'era dei cubettoni di Virtua Fighter, arriva finalmente il competitor vero del 3D, Tekken. Tekken della Namco, stavolta abbiamo un 3D con delle texture come si deve piazzate sopra, un movimento migliorato, dei personaggi più caratterizzati. Hanno tolto il ring out, questo è tanto bello, e abbiamo la prima saga veramente famosa del 3D, a tutt'oggi forse tra i giochi 3D una delle saghe più famose in assoluto. Beh, Tekken direi. Esatto, la cosa che caratterizzava molto il gioco è il fatto anche che c'erano le prese, cosa che nei primi Virtua Fighter non c'erano, e i super colpi. Allora, non c'erano i colpi di stanza perché ancora la tecnologia poligoni era quella che era, ma ci permetteva comunque di fare le super tecniche. C'era anche qui il colpo a terra come in Virtua Fighter, tra l'altro fattibile in maniera decente, perché in Virtua Fighter dovevi avere le combo per poter attaccare per terra, sì. Non bastava dare un calcio basso, e fu il primo gioco veramente di successo, tant'è che ne uscirono dei veri e propri spin-off, non semplicemente dei giochi nel gioco, ma dei veri e propri spin-off, come chi non si ricorda Tekken Bowl, un capolavoro della storia di videogiochi. Esatto. E anche Dead by Degrees. La storia di Nina l'assassina. Era un picchiaduro a scorrimento questa volta, con protagonista uno dei personaggi, Nina, quella con la tutina affillata, la sorella gnocca delle due. E orribile. Death by Degrees. Di seguito sono arrivati altri giochi, vabbè, abbiamo il mitico Dead or Alive, sì. Bellissimo il film, bellissimo quanto il film e il videogioco. Bellissime le tette delle protagoniste. Il punto di forza, capisci che quando fai un picchiaduro il cui punto di forza sono le tette, in una delle versioni c'è la possibilità di settare quanto è rimbalzato tra i comandi, difficoltà, volume, tette. Una delle opzioni più importanti del gioco. Direi. Vabbè, poi da lì Rival School della Capcom, picchiaduro ambientato in una scuola di ultrateppisti con ultramossa. Ecco, lì già si vede che il poligono aveva preso una dimensione più umana, più vera, perché comunque c'erano tecniche a distanza, quindi le palle di fuoco, c'erano colpi di ogni genere, c'erano personaggi con armi, si andava proprio su un mondo diverso del picchiaduro a poligoni. Ne arrivarono altri 100.000 dietro che avevano tecniche differenti di giocabilità. Bloody Roar, dove potevi trasformare il personaggio, diventare un licantropo. Esatto. Due anni dopo Tekken, la Namco ci riprova, questa volta con più padronanza ancora del picchiaduro poligonale, e tira fuori una saga che diventerà anche questa importantissima per il mondo dei picchiaduro, e abbiamo Soul Calibur. Anzi, abbiamo Soul Edge per il primo episodio,
viene poi cambiato in Soul Calibur e ad oggi siamo arrivati avantissimo nei numeri ed è un'altra delle grandi saghe dei picchiaduro. Rispetto ai suoi predecessori, rintroduce il ring out per la gioia di chi come me ci finiva fuori pur vincendo gli incontri, reintroduce i super colpi, le prese e quant'altro, ma la caratteristica grossa è il fatto che questa volta i combattimenti sono armati. I personaggi hanno un'ambientazione medievale che va da quella occidentale a quella orientale, quindi abbiamo i samurai, abbiamo i cavalieri, abbiamo i ninja e giubbotte con le armi questa volta. La particolarità poi che introduce la Namco in tutti poi i suoi videogiochi è il fatto di introdurre personaggi particolari, che se in Tekken erano i personaggi fondamentalmente idiota come Gon, come il dottore che striscia per terra e quant'altro, in Soul Calibur abbiamo invece i personaggi presi da brand collaterali, quindi abbiamo ad esempio nell'ultima uscita Ezio Auditore di Assassin's Creed. Quella precedente abbiamo addirittura i personaggi presi dalla saga di Guerre Stellari, in più preciso nel Potere della Forza, quindi fa una joint venture e ci troviamo l'apprendista, Vader e Yoda che combattono. E vai! Dai, fatti dare! E vai, battuto! No, ma che pippa Vader! Don't make me destroy you. Abbiamo visto quindi questa sera un po' tutti quanti i picchiaduro più famosi del genere. Siamo passati da International Karateka, il primissimo, a il primo gioco in 3D, e quindi abbiamo visto Virtua Fighter, poi abbiamo parlato anche di quelli moderni, abbiamo parlato di Tekken, Soul Calibur. Praticamente li abbiamo visti tutti, direi, no? Secondo me abbiamo coperto tutti i picchiaduro più famosi mai usciti nella storia. Quindi direi che possiamo chiudere la puntata. Se avete per le prossime puntate dei consigli da darci su quale genere o quale periodo della storia dei videogiochi trattare, fatecelo sapere nei commenti. Mettete un cazzo di like, cazzo di like, cazzo di like e seguiteci anche le prossime volte che parleremo di videogiochi qui su Nerd Play. Adesso mi diverto io. Vabbè, vi abbiamo preso per il culo. In verità, il primo e vero picchiaduro come lo conosciamo oggi è lui, è Street Fighter. È la Capcom, è l'87 e il mondo del picchiaduro, o meglio del videogioco, non sarà più lo stesso. Finalmente in sala giochi, di fianco al classico cassettone con joystick e pulsantino, salta fuori una console con joystick e 6 pulsanti. Abbiamo il primo vero picchiaduro. Abbiamo Ryu, abbiamo Ken e basta. Abbiamo un torneo di arti marziali e abbiamo un primo gioco con una marea di combo, una marea di tecniche di combattimento, un mucchio di pulsanti per fare un mucchio di colpi e creiamo il vero e proprio l'era moderna del picchiaduro. Purtroppo la prima versione aveva dei grossi limiti a livello di giocabilità, ma non era la cosa peggiore che potete vedere. Questo video vi fa capire l'audio imbarazzante che aveva il primo Street Fighter. Muovi! Padozzi, è lei? A distanza di diversi anni, arriviamo finalmente al motore grafico migliorato, quello di Final Fight della Capcom, e da lì nasce il vero boom del picchiaduro e nasce Street Fighter 2. Street Fighter 2 a tutt'oggi è forse il più famoso della saga, nonostante ne siano usciti a quintalate. Cosa dire sul 2? Il 2 c'è poco da dire, è eccezionale, l'hanno rifatto anche che non è molto con la grafica riaggiornata ai tempi nostri. Ha introdotto le prese, ha introdotto le ultra, ha introdotto una secchiata di personaggi, è stato il primo picchiaduro a poter avere vari personaggi, mentre in International Karate tu eri quel personaggio, in The Barbarian eri quel personaggio, in Street Fighter il primo avevi Ryu, se eri player 2 avevi Ken, ma tutto lì. Invece in Street Fighter 2 potevi scegliere tra la bellezza di 8 personaggi, un numero impensabile per l'epoca, poi negli anni diventati a decine, assecchiate direttamente. Il 3 a tutt'oggi è considerato
il picchiaduro migliore come giocabilità di sempre, a tutt'oggi, nonostante siano passati ormai più di 10 anni, è ancora un picchiaduro su cui ci fanno tornei, ci fanno dei campionati, è il picchiaduro Street Fighter 3. Una grafica innovativa, migliorata ulteriormente rispetto allo standard fatto con l'Alpha e Darkstalker, che avevano una grafica fumettistica, un'introduzione di più frame per secondo e una giocabilità ancora migliorata se possibile. Nel mezzo ci sono state appunto l'Alpha o lo Zero, come era nella versione originale, che introduceva un capitolo prequel, anche se in verità è uscito dopo con una grafica migliore, e poi un paio di esperimenti in 3D, purtroppo fallimentari senza precedenti. Diciamo che rispetto ai competitor dell'epoca è una zozzeria senza eguali. Dobbiamo arrivare soltanto a pochi anni fa per vedere il quarto capitolo della saga in 3D e lì vedere veramente di che cosa è capace la Capcom. Per la prima volta è riuscita a portare nel 3D la giocabilità eccezionale dei suoi picchiaduro 2D, introducendo però una grafica innovativa, l'uso della telecamera alla grafica 3D, l'uso di luci, di combo e quant'altro, però abbinate ad un picchiaduro che è il picchiaduro, ricordiamocelo, Street Fighter e Street Fighter. Due particolarità sulla saga di Street Fighter che valgono sono il discorso del cambio di nomi, quello che ha reso particolare anche il 2, il fatto che quando uscì Street Fighter e arrivò dall'Oriente all'Occidente ci fu lo scandalo Tyson, e siccome tra i pugili c'era un certo Mike Bison, fu un problema per la Capcom giapponese, giustamente, che ci tiene a queste cose, e quindi fecero ruotare alcuni dei nomi e ci troviamo con un M. Bison, un Vega, un Balrog, un po' così rimischiati, anagrammati. L'altra particolarità erano i bonus stage, che era una cosa che nessun altro picchiaduro aveva fatto prima, ovvero tra un incontro e l'altro, per inframmezzare, per non dare ripetitività al gioco, avevano messo dei bonus. La cosa particolare e strana è il fatto di come si sia passati dal primo Street Fighter, dove avevi delle tecniche di arti marziali, spaccare tavolette, colpire tavolette ad alta quota e via dicendo, a degli atti di vandalismo del secondo, dove spaccavi le macchine, rompevi i barili e quant'altro. Direi che abbiamo detto tutto veramente questa volta. That's right. Perfect. 42.